La scoperta di composti organici nei meteoriti rappresenta una pietra miliare nella nostra comprensione dell'origine della vita sulla Terra e delle potenziali forme di vita nell'universo. Quello che ti racconterò oggi potrebbe confermare tutte le teorie correlate alla panspermia, ossia al fatto che la vita, come succede con i grandi impollinatori qui sulla Terra, venga trasportata in giro per l'universo dai meteoriti e dagli altri corpi celesti, i grandi impollinatori del cosmo. Nel vasto e misterioso universo, piccoli messaggeri dall'oscuro spazio interstellare giungono fino a noi, portando con sé segreti che potrebbero riscrivere la nostra comprensione della vita. Sono i meteoriti, frammenti di antichi mondi che vagano nello spazio, al cui interno nascondono verità sorprendenti. Per decenni, gli scienziati hanno studiato questi viaggiatori cosmici, cercando di decifrare i loro misteri. E una delle scoperte più rivoluzionarie è stata la presenza di composti organici nei meteoriti. Questi composti, gli ingredienti base della vita per come la conosciamo, suggeriscono che le componenti essenziali per la vita e per la nascita della vita stessa non siano uniche sulla Terra, ma siano diffuse in tutto l'universo. Ma cosa sono esattamente questi composti organici? Di che cosa si tratta? Si tratta di molecole complesse che contengono carbonio, idrogeno e talvolta ossigeno, azoto e altri elementi, tra questi aminoacidi, idrocarburi e altri composti, alcuni dei quali sono critici per lo sviluppo della vita come la conosciamo. Direi vabbè, dai, tante cose sono risapute, no? Ebbene no. Punto primo, la sensazionale scoperta di composti organici che sono alla base del DNA nei meteoriti è una scoperta talmente pesante che ha implicazioni talmente complesse che neanche ti immagini nei tuoi sogni più reconditi. E punto secondo, nessun tema scontato perché oggi sono qui a parlarti di una news devastante di qualche giorno fa, di cui ovviamente in Italia non ha parlato ancora nessuno, correlata al fatto che, effettivamente, a rigor scientifico, sono stati trovati dei composti organici che supportano la vita trovati nel meteorite Winchcombe. Qui potete vedere il comunicato stampa ufficiale della scoperta, ma andiamo per gradi. La scoperta di questi composti nei meteoriti solleva questioni molto, molto affascinanti. Se gli ingredienti per la vita sono così comuni nello spazio, quante altre forme di vita ci sono, date da un rimpasto genetico di altre che si sono estinte? Molto semplice, un pianeta che ha ospitato la vita per miliardi di anni si estingue, dopo miliardi di anni si frammenta grazie a vari impatti cometari, quei pezzi viaggiano nello spazio per altri miliardi di anni, diventando meteoriti, che finiscono in una pozza bollente su di un pianeta giovane, che ha appena cominciato il suo ciclo, ed ecco fatto che si crea il brodo primordiale. Noi nel 2024 abbiamo le prove scientifiche replicabili che la vita viene dallo spazio e che gli alieni siamo noi. Ma nello specifico, come sono arrivati questi composti nei meteoriti? Una teoria suggerisce che potrebbero essere stati sintetizzati attraverso reazioni chimiche sulla superficie di asteroidi o comete, o addirittura nel mezzo interstellare, prima di essere incorporati nei meteoriti. Un'altra, come vi dicevo, sostiene la teoria secondo cui, essendo frammenti di pianeti, ospitassero già in precedenza composti organici, quindi la vita è solo un rimpasto di altra vita. Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione della chimica cosmica, ma offre anche nuove prospettive sulla ricerca dell'origine della vita sulla Terra, perché sì, molto probabilmente questi composti organici sono stati trasportati sulla Terra dai meteoriti, contribuendo così all'emergere della vita sul nostro pianeta, miliardi di anni fa. Mentre continuiamo ad esplorare il cosmo e a studiare i meteoriti che cadono sulla Terra, ogni piccolo frammento di roccia spaziale potrebbe essere la chiave per sbloccare i segreti più profondi dell'universo e della nostra esistenza all'interno di esso. I composti organici nei meteoriti
ci ricordano che in un universo così vasto, le possibilità di vita e le storie nascoste nelle stelle sono infinite. Continuiamo a cercare, a studiare e a meravigliarci, perché ogni scoperta ci avvicina un po' di più alla comprensione del grande mistero della vita. E a proposito di studio e ricerca scientifica, ricercatori tedeschi, utilizzando un metodo di rilevamento all'avanguardia, di ultima generazione e privo di sostanze chimiche, hanno confermato recentemente la presenza di composti organici nel meteorite Winch-Combi, tra cui azoto e aminoacidi. Le nuove scoperte confermano risultati simili di una precedente analisi della famosa roccia spaziale, anche se questa è la prima volta a livello mondiale che tale rilevamento è stato effettuato senza trattamenti chimici. Il team di ricercatori è ora il primo a dimostrare con un altissimo grado di precisione l'esistenza di alcuni importanti composti dell'azoto in questo meteorite con aminoacidi e idrocarburi eterociclici dentro le rocce che viaggiano nello spazio. Ci sono i mattoni della vita che compongono l'esistenza umana. Questi mattoni sono stati trovati senza applicare alcun trattamento chimico e utilizzando un nuovo tipo di rilevamento di ultima generazione. Basta leggere il comunicato stampa per capirci qualcosa. Sono qui da anni a riportare questo tipo di notizie ogni volta che se ne presenta l'occasione, perché davvero, sul serio, rimango ammaliato ogni volta e mi perdo nei miei pensieri, nelle mie riflessioni e ricerche che amo condividere con voi. Ora, perché questa scoperta è così importante rispetto alle altre, rispetto al passato? Voglio dire, quanti meteoriti avranno mai analizzato gli scienziati negli ultimi 200 anni? No, tantissimi. Il meteorite Winch-Combi ha guadagnato però un certo livello di attenzione da parte dei media dopo essere stato osservato da una rete di telecamere cadere dal cielo sopra l'Inghilterra nel febbraio 2021. Ciò ha permesso ai ricercatori di localizzarlo in pochi giorni, offrendo a coloro che studiano le rocce spaziali uno degli esemplari più incontaminati mai raccolti. E ora vi spiego che cosa intendo, ok? Seguitemi fino alla fine. Il dottor Christian Vollmer dell'Istituto di Mineralogia all'Università di Münster ha riferito nel comunicato stampa che normalmente i meteoriti vengono rintracciati nei deserti freddi e caldi della Terra, dove il clima molto secco fa in modo che non si deteriorino più di tanto, ma comunque cambiano composizione chimica a causa dell'umidità. Se invece subito dopo l'evento in cui si osserva la caduta di un meteorite e il meteorite viene raccolto rapidamente nel giro di 48 ore come nel caso di Winch-Combi, si rischia davvero di avere una prova scientifica schiacciante e replicabile di composti organici incontaminati provenienti dallo spazio profondo, e infatti la qualità delle analisi in questo caso sono inequivocabili. Sono testimonianze importantissime dell'origine degli esseri umani e del sistema solare. La presenza aliena, signori, è certificata dal ritrovamento dei mattoni del DNA nelle rocce spaziali. Voglio dire, riesce a fare 2 più 2, no? È facile. Questo lo dice la matematica. E segui quello che sto dicendo. Perché quante rocce spaziali ci sono nel sistema solare? Da dove provengono? Ce ne sono talmente tante che solo una quantità infinitesimale cade sulla Terra, e se noi proprio in quella quantità infinitesimale ci troviamo, guarda caso, i mattoni del DNA, significa, secondo la matematica, che questa è una costante diffusa in maniera talmente espansa che là fuori c'è vita ovunque e in ogni forma. Lo studio dei meteoriti, frammenti di materiale che, ricordiamolo, sono risalenti alla nascita del nostro sistema solare, che ha qualcosina come 5 miliardi di anni, può offrire ai ricercatori una finestra unica sul nostro passato. Ciò include la rivelazione di potenziali indizi sull'origine della vita sulla Terra, qualcosa che rimane un mistero, ricordiamolo, e indizi su una possibile vita al di fuori del nostro pianeta. L'ipotesi scientifica prevalente è che il passaggio dall'essere non vivente a quello vivente non sia stato un singolo evento, ok? Ma un processo evolutivo molto lento di crescente complessità che ha comportato la formazione di un pianeta abitabile, la sintesi di molecole organiche,
l'autoreplicazione molecolare, l'assemblaggio, l'autocatalisi e l'emergere di membrane cellulari. Qualcosa però deve aver dato l'input, e quell'input lo hanno dato i composti organici che sono piovuti sulla Terra dal cielo. Nei meteoriti infatti sono stati trovati tutti, apri bene le orecchie, tutti, e dico tutti, gli elementi chimici che compongono non solo il DNA, ma anche l'RNA, ossia, ricordiamolo, le molecole che caratterizzano gli esseri viventi. Non lo dico io, Sapete bene che tutto quello che dico è fortemente documentato. Infatti, lo studio pubblicato su Nature Communication ad aprile 2022 arriva da un gruppo di università giapponesi in collaborazione con la NASA che hanno analizzato 3 meteoriti. Il meteorite Murchison, caduto in Australia nel 1969, il meteorite Murray, caduto negli Stati Uniti nel 1950, e infine quello del lago Tagish in Canada, arrivato sulla Terra nel 2000. Le molecole trovate in tutti e 3 gli esemplari, uno è un caso, 2 è strano, 3 è una prova, ripeto, le molecole trovate in tutti e 3 gli esemplari si chiamano pirimidine e rappresentano uno dei mattoni che compongono il DNA. Questa è forse una delle scoperte del secolo di cui, in Italia, se non ne parlava Jimmy il complottista mascherato, non si sentiva niente, no? Questa è la verità. Un altro tipo di mattone sono le purine, trovate in passato nei meteoriti già negli anni 60, e la caccia all'origine della vita finora confinata alle rocce spaziali cadute sulla Terra potenzialmente contaminate da materiale biologico, presto salirà di livello. Ebbene sì, perché nel caso del meteorite Winchcombe, la ricerca iniziale trovò acqua al suo interno, ok? I ricercatori hanno anche individuato segni di aminoacidi e altri composti organici rinchiusi in profondità nel meteorite. I composti organici, voglio ribadirlo all'infinito, che poi è il senso ultimo di questo video, costituiscono gli elementi che stanno alla base della vita, comprese le proteine e gli aminoacidi che a loro volta costituiscono il DNA di tutti gli esseri viventi. Ciò significa, caro amico astronauta, che trovare questi composti su un meteorite che è stato nello spazio fin dall'inizio del sistema solare senza entrare in contatto diretto con la Terra per miliardi di anni può offrire indizi unici sul fatto che la vita sulla Terra potrebbe essere stata seminata chimicamente oltre 4 miliardi di anni fa. Suggerisce inoltre che la possibilità che possa esserci vita anche in altre parti del nostro sistema solare è molto, molto probabile. Ti immagini? Prima ho detto che non ti rendi neanche conto delle implicazioni di questa scoperta. E infatti con un solo grado di separazione potrebbe significare che là fuori, nel nostro vicinato cosmico, nel nostro sistema solare, su qualche luna o pianeta, ci sia la vita. Chiaro? Ci sono anche dettagli tecnici molto interessanti correlati a questa scoperta e mi riferisco ai metodi di analisi, perché se no dicono che io propongo solo titoli sensazionalistici. Sì, quando trovi qualcuno che fa un video più approfondito di questo mi chiami che ci parlo e valuto la situazione. Fino a questo momento devono ancora nascere 3 o 4 ricercatori in Italia, capito? Prima ho detto che la ricerca in questo campo dopo la scoperta del team giapponese si innalza su di un altro livello, no? A che cosa mi riferivo? Mi riferivo ai metodi di analisi. Dovete sapere che il processo originale utilizzato per individuare i composti organici all'interno del meteorite Winchcombe prevedeva trattamenti chimici per arricchire le basse concentrazioni di tali composti per scopi analitici, influenzando a volte positivamente o negativamente la precisione dei risultati. Questo nuovo metodo, invece, utilizzato dai ricercatori tedeschi, rimuove qualsiasi trattamento chimico o arricchimento, aumentando così la fiducia che gli elementi costitutivi della vita all'interno di questo meteorite provengano effettivamente dalla formazione del sistema solare. Mamma mia, ragazzi, voi non vi immaginate neanche quanta vita ci sia là fuori. Questa scoperta è stata confermata attraverso un altro prodigio tecnologico per ottenere una sorta di prova del 9, no? Attraverso il Super Steam, un super microscopio ad alta risoluzione in grado di rappresentare simultaneamente composti ad alto contenuto di carbonio a livello atomico e analizzarne la struttura chimica utilizzando un rilevatore specializzato. Entrambi i metodi,
aprite le orecchie, entrambi i metodi hanno confermato la presenza di composti organici all'interno del meteorite. Non è forse, si sospetta, ci sono le indicazioni, no, che ci siano composti organici in queste rocce spaziali, no. Ci sono sicuramente, al di là di ogni ragionevole dubbio, composti organici. E questo rappresenta tutta una serie di implicazioni devastanti a catena che neanche ti immagini. Nel campo dell'astrobiologia, la scoperta di composti organici nei meteoriti ha aperto nuove frontiere di ricerca e sollevato domande fondamentali sull'origine della vita nell'universo. Questi ritrovamenti suggeriscono che gli ingredienti per la vita potrebbero non essere unici alla Terra, ma piuttosto diffusi nel cosmo in maniere veramente imbarazzanti, sostenendo intriganti teorie come quella della panspermia o della panspermia controllata. E se qualcuno ispirato dall'inseminazione naturale che attuano i meteoriti nel cosmo avesse mandato decine di miliardi di piccole sonde contenenti elementi costitutivi della vita alla deriva nello spazio? Teoria estrema quanto intrigante, non trovi? Ma ancora di più. E se una razza iper evoluta, al posto di sonde alla deriva, avesse mandato avanzatissimi sistemi dotati di intelligenza artificiale ad inseminare altre terre bersaglio? Ma non solo. Il team giapponese, e ne parlai già in un video dedicato, trovò all'interno di tre rocce spaziali delle nucleobasi. Cioè, ma cosa volete di più? Cioè, dimmi cosa volete di più. Queste molecole, essenziali per la codifica delle informazioni genetiche, suggeriscono che le componenti per la vita possano viaggiare attraverso lo spazio, potenzialmente seminando la vita su pianeti fertili, rimanendo intatte. Le implicazioni di queste scoperte sono profonde, molto profonde, e volendo riassumerle, primo, dimostrano che gli ingredienti per la vita sono non solo presenti sulla Terra, ma anche in ambienti extraterrestri, suggerendo che l'universo potrebbe essere più propenso alla vita di quanto precedentemente si pensava. Secondo, queste scoperte, ahimè, ampliano il nostro orizzonte nella ricerca di vita extraterrestre, indicando che dovremo cercare non solo i pianeti che ospitano la vita, ma anche quelli che potrebbero contenere i precursori della vita. Inoltre, la comprensione di come i composti organici si formano e si distribuiscono nello spazio potrebbe offrire nuovi spunti sull'evoluzione chimica che precede l'origine della vita, gettando luce sui processi che potrebbero aver portato all'emergere della vita sulla Terra e potenzialmente su altri pianeti. Le stelle lontane e i corpi celesti che viaggiano nel buio dello spazio potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella danza della vita che ha portato all'emergere della biodiversità sulla Terra. Man mano che la nostra comprensione dell'universo si espande, così fa la nostra percezione della vita come fenomeno non isolato, ma intrinsecamente legato alla vastità e alla complessità del cosmo. E tu? Che idea ti sei fatto? Siamo forse fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? E cosa scopriremo in futuro nel momento in cui la tecnologia ci permetterà di portare alla luce i più profondi misteri del creato? Che poi creato da chi, però? Per dire, no? Fammelo sapere in un commento. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, aiuta il mio lavoro con un like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio davvero tantissimo per essere stati qui con me, perché non è scontato, e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!